Oltre 800 uomini vigileranno sulla sicurezza dei 6.500 lavoratori che sono previsti a Prato in occasione della festa del 1° maggio. 400 volontari messi a disposizione dai sindacati, 250 fra carabinieri, poliziotti e finanzieri, 100 gli agenti della municipale, una trentina i volontari delle associazioni che si occupano di protezione civile, 10 confratelli della misericordia, 60 i volontari della pubblica assistenza e 5 quelli della Croce d'Oro. Una decina le ambulanze suddivise fra le tre associazioni che operano sul territorio. La pubblica assistenza ha messo a disposizione anche 2 squadre in bicicletta e muniti di defibrillatore e la misericordia 3 a piedi con zaino sanitario. Rimarrà aperta la sala della protezione civile dalle 8 del mattino del 1° maggio fino al termine della manifestazione, pronta ad intervenire in caso di necessità. I volontari dell'Associazione della Protezione Civile hanno il compito di accogliere e dare informazioni su come raggiungere Piazza Mercatale. Saranno soprattutto dislocati nelle stazioni del Serraglio e in quella centrale. La sicurezza vera e propria è affidata alle forze dell'ordine, per questo sono stati chiesti rinforzi anche da altre città. Entreranno in servizio già la sera del 30 di aprile. Dei 400 volontari di CGL, CISL e UIL, 300 saranno in Piazza del Duomo per far defluire i partecipanti dal Largo Carduccio all'interno della piazza e creare un cordone di sicurezza sotto il palco, posizionato davanti a Palazzo Vestri. Gli altri 100 sono addetti alla sicurezza del corteo. La macchina organizzativa è ancora in divenire. Lungo le strade del corteo si stanno finendo di saldare i tombini.